avrò il piacere di accompagnarvi in un paio di ambienti così. Questa sera è il primo appuntamento di un evento che abbiamo chiamato Pillole di storia tarantina fra il mito e l'età moderna. Stasera partiamo, mi piace dire, da dove tutto è nato. La città vecchia non sarebbe quella che è, ma io direi la stessa città di Taranto non sarebbe stata quella che è senza questi ambienti, vedete? Ne avete spesso sentito parlare, qualcuno di voi li ha anche visitato, sono gli ambienti ipogei della città vecchia di Taranto, dove tutto è nato. Perché? Perché in quegli ambienti, quegli ambienti furono il sottosuolo scavato dai nostri antenati per poter erigere qui l'acropoli e dalla parte del ponte la polis. Quindi pensate un po' quanta importanza strategica hanno avuto, ed è paradossale, ma a Taranto direi che tutta Taranto, tutta la solidità è un paradosso. Per accorgerci noi oggi del valore strategico di questi ambienti sotterranei, abbiamo dovuto aspettare, ma per una serie di coincidenze fortunate, abbiamo dovuto aspettare la metà del 2015-2016. Non a caso questo libro è stato editato nel 2016. Abbiamo dovuto aspettare tutto questo periodo perché questi ambienti non erano presenti nella memoria storica dei tarantini. La ragione era dettata dal fatto che questi ambienti, intorno alla fine dell'Ottocento, divennero delle vere e proprie discariche, di cui ognuno si dimenticò. Poi, in questi ultimi anni, con il ritorno dei vecchi proprietari o con l'attivazione di nuovi investimenti in città vecchia, una serie di immobili antichi sono stati naturalmente occupati, sfruttati, valorizzati, e ci si è accorti in questi ambienti che qua e là esistevano delle botole che, aprendole, davano all'interno di vere e proprie discariche. Col passaparola è nata la rete degli ipogei, che noi abbiamo provveduto a ripulire, a studiare, a selezionare e a collocarli storicamente nel processo evolutivo della nostra città. Quindi una scoperta casuale, ma che ci ha dato la possibilità di riscrivere una pagina straordinaria nella vita della nostra città. Questo è un po' quello che è accaduto mano a mano che questi ambienti venivano scoperti. E ci siamo accorti di una cosa, che la loro collocazione, anche strutturale, al di sotto di via Paesiello, al di sotto di tutti i palazzi di via Duomo, dovete sapere che sotto ogni palazzo di via Duomo c'è un ambiente ipogeo. Anche qui, mentre stiamo parlando, dando un'occhiata a quell'ambiente, che cosa troviamo? Troviamo un ambiente
ambiente che un tempo fu un ambiente ipogeo, e poi tutti gli ambienti collocati nell'area rupestre Talanzina, l'area che gravita intorno a Via Cava. E pensate, anche la destinazione che poi hanno avuto nel corso dei secoli questi ambienti è stata assolutamente straordinaria. Allora, intanto ripartiamo da un dato. Sono ambienti che nascono come cave sfruttate in età greca per poter costruire il materiale subricolo. E questo significa che il rapporto fra il sottosuolo, fra l'ipogeo e tutto l'edificato della città vecchia in particolare, ma ha riguardato anche il Poggio, è stato fondamentale. Quindi la città non sarebbe nata, non sarebbe nata qui se non fossero nati gli ambienti ipogei, se non fossero nate le cave che furono sfruttate per far nascere la città, pensate così. Ma l'originalità, l'unicità degli ambienti ipogei di Taranto, anche rispetto ad altre più importanti, forse famose città sotterranee che qualcuno di voi avrà visitato, mi riferisco per esempio a Napoli, alla Napoli sotterranea, che è molto imponente, molto bella, molto fascinosa, ma gli ambienti di Taranto cosa hanno rispetto a queste altre strutture sotterranee? Hanno una particolarità, cioè manifestano nel corso dei secoli una pluralità di funzioni. Che significa? Significa che nati come cave, ad un certo punto, quando sono finiti di essere sfruttati, sono diventati ambienti produttivi, dove si produce di tutto e di più. Noi dobbiamo immaginare, per esempio, un Medioevo. Il Medioevo è un periodo storico che purtroppo la storiografia locale non ha mai sufficientemente approfondito. Nel Medioevo tutta l'attività produttiva si svolgeva a livello ipogeo. C'è un famoso passo di del notaio Angelo Brassullo, che era il notaio della famiglia Capitignani, che un giorno sul finire del 300 arriva a Taranto per fare un censimento delle proprietà della famiglia Capitignano e scrive a un suo collega a Napoli dicendo testualmente: sai, sono stato a Taranto e ho potuto vedere con mia grande meraviglia il magno labirinto subterraneo di Taranto. Quindi lui, immaginiamo, passeggiare lungo via Duomo e affacciarsi a destra e a sinistra e trovare tutti questi ambienti ipogei che un tempo costituivano un serpentone unico che andava senza soluzione di continuità dal castello sino all'area di Via Cava, insomma, all'area rupestre di Via Cava. Poi, come voi sapete, nel Settecento tutta questa parte della città vecchia che un tempo la dobbiamo immaginare organizzata con orti, vini, orti, vigneti e oliveti. Quindi pensiamo un po' come è stata anche stravolta, come è stato stravolto l'habitat della città vecchia, perché la popolazione non ha mai abitato qui. La popolazione ha cominciato ad abitare la parte nobiliare, la parte dei grandi commercianti nel Settecento. La popolazione in realtà dal momento della rifondazione nel 1967 fino ad oggi ha sempre abitato nell'area della Marina. Questa è sempre stata un'area estranea all'abitato, è stata antropizzata appunto nel Settecento, e nel Settecento man mano che vengono edificati questi palazzi, ognuno di loro si annetterà il proprio pezzo di ipogeo, che diventerà poi alla fine, stiamo parlando ormai di fine Settecento, inizio Ottocento, diventerà la cantina di famiglia, perché sono ambienti caratterizzati da un microclima normotemperato, la temperatura sempre costante tutto l'anno, quindi prodotto. Ma ritornando al rapporto tra ipogei, attività produttive e organizzazione socio-economica,
vi posso dire che in questo lavoro noi abbiamo scoperto che sotto via Paisiello, dove insistono i portieri con la faccia a mare, a partire dalle portiere di Palazzo Fatti, poi via via, il portiere Stola, il portiere Alto Paisiello, il portiere di Palazzo Amati e quant'altro, sono stati tutti prevalentemente, a parte Barbi che è stato utilizzato come grande cisterna d'acqua ma anche come grande carbonaria, tutti gli altri sono state né più né meno che fosse granarie. In alcuni casi, soprattutto nel Palazzo Alto Paisiello, possiamo trovare addirittura i resti di un frantoio granario. E questo ci dà l'idea, vedete un po' il rapporto anche fra sottosuolo, edificato superiore e toponimi, ci dà l'idea del perché via Paisiello, così chiamata oggi, prima dell'Ottocento, si chiamava via delle Fogge. Fogge, sapete dal latino, fovea, significa fogge granate. Quindi evidentemente il toponimo si riferiva a questa organizzazione originaria per la quale tutta quella strada era organizzata prevalentemente con strutture ipogee granarie che riuscivano, i cui proprietari riuscivano anche a sfruttare la faccia al mare come momento di imbarco diretto, per cui il loro prodotto non c'era bisogno che andasse ad essere organizzato nella struttura portuale, ma quelle aperture che danno ancora oggi direttamente sul mare erano aperture in grado di offrire il trasporto diretto delle merci dall'ipogeo. E questa è una delle caratteristiche. Probabilmente lungo via Duomo la quasi totalità degli ambienti ipogei ha avuto funzioni diverse, prevalentemente non tanto commerciali ma forse esclusivamente di deposito o di ambienti produttivi. E poi abbiamo questo asse straordinario di via Cava, che sapete viene chiamata tale via Cava proprio per la presenza di un numero notevole di cave, ma non solo un numero notevole di cave, ma cave organizzate poi una volta dismessa la funzione originaria, organizzate come forni, frantoi e fornaci. Via Cava, dobbiamo sapere un po' tutti, ogni tanto mi diverto a fare questa riflessione parlando con gli amici che accompagno durante il tour in Città Vecchia. Via Cava è stato per mille anni il cuore economico della città. Poi, forse i nostri storici, 30 anni fa Via Cava era il luogo più malfamato, è vero, lo ricordate tutti, era il luogo più malfamato della Città Vecchia, la quale già di per sé era considerata un pochettino ai margini dalla memoria dei tarantini che ormai guardavano soltanto dalla parte del borgo e consideravano ormai la Città Vecchia con una sorta di cattiva coscienza, diversamente da come la vogliamo riconsiderare oggi. Quindi pensate un po' via Cava, fornaci e frantoi, fra i quali ce n'è uno in particolare, purtroppo adesso questi ambienti sono chiusi per responsabilità esclusiva dell'amministrazione comunale che da 3 anni li tiene chiusi e non riesce a produrre un minimo di attività di manutenzione straordinaria per poterli riaprire e rendere fruibili. Questo lo dico con molta chiarezza, e bene che tutti sappiano e ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Ma a Via Cava ci sono, soltanto in quel tratto di 70 metri, ben 3 frantoi oreali, di cui uno in particolare, il più vecchio, possiede anche l'atto notarile di nascita, ovvero un atto scritto in doppia
lingua, in lingua latina e in lingua greca, perché all'epoca a Taranto si parlava il greco, ma gli atti dovevano essere trascritti in latino. E c'è questo atto straordinario del 1084 in cui c'è un personaggio, un vecchio personaggio, un vecchio dignitario bizantino che cede al figlio di un suo amico, dice testualmente, una speluncam in loco dicto cava, poi continua, affinché tuo figlio possa farne un grande fantoio. Pensate, abbiamo trovato per caso questo atto, ma dirò di più, abbiamo scoperto che nel 1084, almeno in quel frantoio, le tecniche di lavorazione dell'olivo non erano le tecniche che conosciamo un po' tutti, anche nei frantoi medievali, anche nei frantoi che erano attivi sino a un po' di decenni fa, con le ruote trascinate dagli asini e quant'altro. No, c'era una modalità molitoria particolarissima che abbiamo dovuto studiare e riscoprire attraverso un antico trattato del Catone, del Commenda, che erano due grandissimi agronomi romani, i quali con alcuni disegni spiegavano come avveniva questa tecnica di molatura, ovvero con una sorta di braccio meccanico che si alzava e batteva per creare l'elemento di spremitura anziché girare. Quindi sono un fattore di una importanza straordinaria, così come un po' tutti gli altri ambienti. Ora, questo ci dà l'idea, rileggendo un po' l'ubicazione degli ambienti ipogei, la destinazione d'uso degli stessi, ci dà l'idea di come fosse organizzata questa città nel Medioevo, che è sempre stata una città dove non si è morti di fame. Nel Medioevo si moriva di fame, si moriva anche di altro. Nel Medioevo si moriva a tanto, nessuno ha mai, è mai morto di fame. Perché naturalmente la capacità di sfruttare le risorse naturali presenti, sia le risorse agricole, sia le risorse provenienti dal mare, erano tali per cui la popolazione, certo, non è mai stata ricca, particolarmente ricca come si può intendere oggi la ricchezza in una comunità, ma sicuramente rispetto ad altre città, anche del centro-nord, è stata una città autosufficiente che ha dato da sfamare mezzo regno di Napoli. Pensate un po', e tutto questo è nella storia di questi ambienti, da cui nasce, e termino con questo riferimento, nasce il cosiddetto processo della città stratificata. Cosa significa? Beh, Taranto ha perso tanto della sua grande monumentalità storica proveniente dai tempi della città greca e poi nei secoli successivi, prima delle distruzioni che precedettero la rifondazione nel 1967 da parte dei bisantini. Abbiamo perso tanto, però c'è una cosa che nel corso dei secoli diciamo, ha sostituito in quanto a bellezza, in quanto a motivo di attrazione, la monumentalità del passato, ovvero la città stratificata. Questo significa che Taranto è, non a mio dire, ma a dire anche di molti urbanisti, molti architetti anche di fama nazionale e internazionale, è una delle poche città al mondo che riesce a farsi leggere nella sua evoluzione storica, dalle viscere sino all'ultimo terrazzo. E questo particolare è diventato tale perché? Perché per mille anni la città è stata costretta a vivere qui, solo all'interno di quello che fu l'angusto scoglio che organizzarono come città e come acropoli in particolare, qui in città vecchia, i nostri
i nostri antenati. Per cui si abbassano gli occhi e si entra nei corsi, ma soprattutto camminando in via Duomo, che presenta un edificato, pensate, anche qui con le sue particolari caratteristiche, quasi tutto l'edificato, tranne chiese e conventi, non è frutto di un unico momento edilizio, ma di più fasi edilizie. Se noi tagliassimo tutti i primi piani e leggessimo con attenzione i piani terrani, ci accorgeremmo di come doveva essere organizzata la città medievale. Ma alzando gli occhi dal primo piano ai piani successivi, passano i secoli, anche perché questa stratificazione oggi è resa possibile di dove i palazzi non hanno avuto alterate le loro facciate, è possibile leggerla anche attraverso la particolare pezzatura muraria, che è tutta frutto di elementi che provengono dal cavamento del sottosuolo. Io ho finito, chi vuole seguirmi può approfittare e di rimpetto venire con me a visitare il Palazzo Gennadini. Poi, per chi se la sente, può seguirmi nell'ipogeo di Palazzo Bari, dove con un po' di attenzione, accendendo le lucette del cellulare, potremo scendere giù sino a 14 metri sotto il livello del mare. Concludo con un anticipo a quanti vorranno seguirmi negli appuntamenti, nei sabati successivi, nella manifestazione Grandur. Sabato prossimo il secondo appuntamento è dedicato, ho chiamato questo sportello, chiamiamolo così, pillole di storia tarantina dal mito all'età moderna. Sabato prossimo parleremo di una vicenda accaduta nell'879, una vicenda che riguarda la liberazione del principe longobardo Siconolfo da parte dei beneventani e dei salernitani. Il principe Siconolfo era stato imprigionato dal suo avversario e portato a Taranto, e dove viveva in una prigione. I beneventani e i salernitani, dopo un lungo periodo di guerreggiare fra loro, decisero di scendere giù a Taranto, di liberare il principe Siconolfo e di trasformarlo in re dell'allora principato longobardo di Benevento. Il monaco benedettino racconta questo episodio della liberazione del principe Siconolfo in una sorta di chronicon salernitanum, una sorta di diario di questo episodio. Avvengono una serie di fatti, alcuni anche molto simpatici, per cui alla fine loro arrivano qui e libereranno il principe Siconolfo. Ma racconteremo questo episodio, così come lo scrisse questo monaco benedettino, non tanto per raccontare l'episodio in sé, ma perché in quella cronaca viene raccontato com'era ancora la polis, com'era ancora la vecchia area dove un tempo sorgeva la polis, perché noi pensiamo che ad un certo punto, prima della letraxio bizantina dal 967 in avanti, la polis fosse stata, con la caduta dell'impero romano e con l'arrivo dei longobardi, fosse stata soltanto una landa sperduta. In realtà, sino alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, ancora quella parte della città era descritta come una città viva,
ricca e organizzata, con grandi piazze, con grandi strade e con grandi mercati. Quindi pensate quanto è importante rileggere questi atti, perché ci danno la possibilità, non avendo altro in mano, non avendo cartografie di riferimento, ci danno la possibilità di vedere descritti i luoghi come un tempo era. Quindi sabato prossimo, al prossimo appuntamento, parleremo un po' di queste cose. Poi il terzo appuntamento verrà dedicato al più grande chitarrista, al più grande musicista di tutti i tempi. Sapete di dove era questo musicista? Era Tarantino. E sapete dove aveva suonato? Alle nozze di Alessandro Magno. E sapete cosa diventò? Diventò né più né meno il maestro dei figli degli aristocratici ateniesi. Vinse 5 Olimpiadi musicali, gli ateniesi non lo fecero più tornare a Taranto e gli dedicarono una statua, eressero a sua memoria una statua più o meno lungo la vecchia via Eleusina sotto diciamo ad Atene, a fianco all'Odeon di Pericle. Quindi pensate un po', a fianco al monumento più amato dagli ateniesi, perché Pericle per gli ateniesi era l'emblema della democrazia, a fianco a quell'Odeon c'era la statua chiamata di Nicocle da Taranto. Tarantino di nascita, ateniese di adozione. Chi l'ha scoperto questo? L'ha scoperto un Tarantino appena 5 anni fa, il professore Manuele Grifo, che è stato per diversi anni direttore della Scuola di Archeologia Italiana ad Atene, ci ha presentato questa storia estremamente interessante, che ci dà l'idea di quanto fosse importante la musica a Taranto e di come da Taranto la musica andrà in tutto il mondo. Perché Taranto è stata la città della musica, è stata importata dagli Spartani, che nell'VIII secolo non erano quelli che ci dipinge o che ci ha dipinto il film 300, non erano il braccio armato della civiltà greca, ma in quegli anni, quando Atene ancora non aveva preso il sopravvento, in quegli anni Sparta era la capitale della musica e della poesia, oltre che essere una realtà strutturata come la conosciamo. E la musica fu portata da loro a Taranto. Le 7 note nascono a Sparta e vengono importate a Taranto. Le 7 note diventeranno musica con Archita e con Pitagora, i grandi matematici, e verranno poi affinati dal più grande filosofo della musica, cioè Aristossene. Quindi pensate un po' quanta eredità abbiamo alle nostre spalle e quanta, quella che chiamo la dannazio memoria di cui soffriamo, quanta dannazio memoria ci portiamo dietro ancora oggi nel riscoprire le nostre radici. Grazie per avermi ascoltato. Adesso, se volete, venite con me a vedervi. Di potere generale, potete seguirmi. Grazie.